Ciao a tutti, oggi sperimentiamo insieme un esercizio di mindfulness, una meditazione un po' particolare, la meditazione del chicco di uva passa. Grazie per essere qui, se avete voglia di sostenermi e sostenere il mio canale, cliccate il bottone iscriviti e la campanella delle notifiche. Oggi vi serve semplicemente un chicco di uva, io qua ne ho 300, però ve ne serve solamente uno. Se non l'avete e volete farla comunque, basta un frutto secco, una mandorla, una noce, qualunque cosa di piccolino che possiate mangiare senza doverlo sbucciare, dovergli togliere i semi o cose del genere. Deve essere una cosa che potete tenere sul vostro palmo e mangiare facilmente. È un esercizio questo qua, abbastanza comune, probabilmente l'avrete sentito. Io ne ho sentito parlare per la prima volta con la mia psicologa tanti anni fa, che mi consigliò questo libro. Vi scriverò magari le note in descrizione, quindi titolo e gli autori. È un libro che introduce un po' il metodo mindfulness e questo esercizio è quello che mi sono portata più dietro nel tempo, un po' perché ai tempi avevo un po' di problemi con il cibo e questo esercizio in particolare mi ha aiutato a migliorare il mio rapporto con il cibo. Poi quando farete l'esperienza penso che capirete perché. Però in generale è un esercizio meditativo fantastico per portare attenzione alle piccole cose. Uno secondo me dei più grandi difetti del mondo tecnologico che viviamo è l'averci fatto diventare un po' distratti. Siamo un po' distratti, non riusciamo a mantenere l'attenzione su qualcosa per più di 5 minuti senza sentire il bisogno di andare in giro con la mente, di scrollare la pagina di Facebook piuttosto che di Instagram, e questo esercizio ci porta con la mente su quello che stiamo facendo. E inoltre, che è una caratteristica che in genere cerchiamo in ogni meditazione, è un esercizio rilassante. Quindi immergiamoci in questo esercizio di mindfulness. Prendi il tuo chicco di uva passa e appoggialo nel palmo della tua mano. Limitati a osservarlo, come fossi un esploratore, come se non sapessi cos'è, come se stessi scoprendo una nuova, strana specie. Valutane il peso, riesci a percepirlo sulla mano? Osserva le pieghe sulla superficie, come se ti dovessi preparare a disegnarlo. Osserva se proietta ombra sulla tua mano oppure no. Come se lo vedessi per la prima volta, distingui ogni piccolo particolare. Dopo la vista, concentriamoci sulle sensazioni tattili. Sfiora con il pollice il chicco di uvetta. Senti se è morbido o duro, ruvido o liscio. Sentilo con il tatto, non con la vista. Che consistenza ha? E dopo il tatto, l'olfatto. Avvicina il chicco d'uva al naso e inspira profondamente. Riesci a percepire un odore? Oppure no? È forte? Debole? Oppure assente? E adesso prendi il chicco d'uva e avvicinalo alla bocca.
Nota i movimenti del tuo braccio e della tua mano che accompagnano il chicco d'uva alla bocca, sapendo esattamente come muoversi e dove posizionare l'uvetta. Lasciala per un momento sulla lingua, senza masticare. Esplora nella superficie con la lingua per qualche istante. Prova a notare se hai voglia di addentarla oppure no. Lasciati ancora qualche istante per sentire come la tua bocca si prepara alla masticazione. Poi mordi l'uvetta, notando cosa le succede, la consistenza mentre la addenti. E che cosa succede a te? Che effetto fa? Che sapore sprigiona? Continua poi a masticare senza inghiottirla, osservando ogni sensazione che arriva, ogni reazione. Cerca ora di essere consapevole del pensiero di inghiottirla che arriva e mentre ti prepari a deglutirla, di cosa succede nel tuo corpo, come si muove la lingua per prepararsi a mandarla giù. E una volta che la deglutisci, cerca di sentire anche il boccone che scende verso lo stomaco. Cerca di essere consapevole di ogni passaggio. Infine senti le sensazioni che ti sono rimaste in bocca, sulla lingua, sul palato. Forse è rimasto il sapore, forse arriva il desiderio di prendere un altro chicco. Rimani un secondo nell'esperienza, ricordando quante cose hai notato e ti hanno stupito che normalmente non avresti mai percepito. E abbiamo finito. Grazie per essere stati qui con me, spero che vi sia stato utile, che vi sarà utile anche. Fatemi sapere che cosa ne avete pensato nei commenti, le vostre reazioni, se è stata, come immagino, un'esperienza completamente diversa rispetto all'assaporare qualcosa come facciamo tutti i giorni. Per me almeno è stato incredibilmente diverso quando l'ho sperimentato per la prima volta e ho cercato di portarmelo dietro nelle mie esperienze successive, culinarie e non. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre se volete sostenere il canale cliccate il bottone iscriviti, condividete i video e magari attivate le notifiche che è la campanellina accanto al bottone iscriviti. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video.